E 4, e 3, e 2 e 1. Ok, Benvenuto, benvenuti a tutti in questa nuova diretta dal canale MicheleFerracin.it. Grazie per essere qui. Oggi riprendiamo la nostra rubrica così, di interviste del mondo tech, di persone interessanti, eh, amici, ex colleghi e persone che ho piacere di invitare qui che mi raccontano o la loro vita, esperienza, carriere o qualche argomento tecnico interessante. Oggi ho il piacere di avere qui con me Fabrizio, Fabrizio Morando. Buonasera a tutti, ciao. Eh, ciao Fabrizio, grazie per essere qui. E grazie a te. Allora io invito a tutti i partecipanti di, di scriverci nella chat, scrivere in particolare a te Fabrizio domande, lo ricorderò ogni tanto anche durante, eh, durante questa diretta perché Fabrizio è a disposizione per rispondere sulle vostre curiosità. Su cosa, sul Sustainable Software uh, Engineering? Uh, prima così di entrare in argomento, mi fa sempre piacere ricordare: io, quando vedo Fabrizio, per me è un carissimo, un carissimo ricordo. Perché uh, la mia esperienza in Microsoft sostanzialmente nasce da lui, da un messaggio in chat. Uh, pubblicato in una community avvertendo che Microsoft stava cercando un certo tipo di figura, una persona e che c'era un annuncio a cui poter rispondere uh, io risposi e Fabrizio mi disse mandami mandami che assolutamente vediamo cosa si può fare e da lì poi uh, questo ovviamente non era una raccomandazione ma una uh, in gergo uh, vengono cosiddette, com'è che si chiamano Fabrizio le Referral? Uh, referral, un referral e da lì poi colloqui sì. eccetera e quindi è sempre questo, questo caro ricordo con me, va bene è Fabrizio, reciproco. <ride> grazie e mh, va bene Fabrizio allora adesso io ti lascio, ti lascio la palla e ci parlerai di Sustainable Software Engineering quindi di quello che sì. Tu mi hai girato un articolo da leggere, da guardare, un articolo che hai scritto un annetto fa circa nel, nei blog Microsoft, dove c'è questa frase che dice: As a green software engineer, we recognize there are many advantages to build sustainable applications. Quindi dici che come software engineers sostenibili verdi ci sono dei vantaggi. Quindi spiegaci un po', raccontaci. Ma guarda, intanto se tu sei d'accordo incomincerei un po' col definire, no? Uh, sì. Intanto cos'è la green IT? E quindi che cosa? Altresì detta green computing o informatica verde, anche se <ride> devo dire che informatica verde... Come è uno dei peggiori casi di traduzioni italiane, secondo me, che si possono eh, fare e siamo abituati, insomma, a questo tipo di, di traduzioni, purtroppo. E, e poi magari andiamo a focalizzare un po' invece la figura, il ruolo e un po' le tematiche che invece copre eh, il sustainable software engineering, no? che è un po' più una specializzazione. Lo vediamo dopo. Intanto, quando si parla di Green IT, eh, fondamentalmente si ci riferisce all'informatica ecologicamente sostenibile. ok? Su questo diciamo siamo un po' tutti d'accordo. Quindi si occupa un po' dello studio, della messa in pratica, di tecniche di progettazione e realizzazione di computer server, sistemi connessi ma soprattutto anche sistemi eh, diciamo software, no? Eh, che è quella parte che ci interessa un po' di più eh, uh -huh. sistemi di archiviazione dispositivi, tutto quello insomma che riguarda un po' la costruzione e l'implementazione di, eh, di, di un software, quindi di una, eh, di una qualcosa che dia del valore insomma agli utenti finali eh, che è fatta eh, con sistemi informatici. Eh, ovviamente quindi tutto questo più... Scusami se ti interrompo, siamo più nell'ambito uh, siamo più nell'ambito software, giusto? Ci, uh, ci par parliamo, oh, siamo dei allora, software, software, software engineer. Allora, il green IT riguarda un po' tutto, okay? sia l'hardware che il software, quindi il networking, costruzione, ambienti eh, e tutto quello che ri può riguardare, insomma, eh, il, quello che è il deployment anche no? di, un, di un software specifico, quindi anche di environment nei quali eh, questi sistemi andranno a essere eh, inseriti, e quindi riguarda un po' tutto. Eh, tutto questo, ovviamente, con, con che obiettivo? Con l'obiettivo di avere degli impatti ambientali più o meno limitati. Ecco perché dico più o meno? Perché non saranno mai completamente nulli. Eh, laddove tu dai un valore ovviamente a degli utenti, ok, laddove definisci insomma delle architetture o dei sistemi che offrono, insomma, dei servizi, non devi mai aspettarti, insomma, che ci siano dei consumi totalmente nulli. Per cui l'obiettivo qui è andarli a e andare a minimizzare, insomma, quello che è l'impatto ambientale e quando si parla di impatto ambientale, ovviamente si intende emissioni eh, di ossido di carbonio nell'ambiente. Ok, quindi eh, diciamo che non, non posso pensare di dire eh, semplicemente mi concentro sul software o sull'infrastruttura. No. È un. Um una questione, una responsabilità un po' di tutti, come diciamo a tematiche che sono entrambi care esatto. per, per me, e te, entrambi appassionati di tematiche DevOps, e come diciamo DevOps non è solo una questione per operation o per development, ma diventa una questione beh, di tutti dall'inizio alla fine. Allo stesso Bravissimo. modo dovremmo imparare ad approcciare queste tematiche non solo nella costruzione di un data center e così via, ma anche a livello di scrittura software, giusto? Assolutamente. E qui entriamo nel campo più specifico del Sustainable Software Engineer, perché eh, il Sustainable Software Engineer che sta diventando proprio un ruolo, eh, quindi invito a chi fosse interessato ad andarsi a, a documentare eh, perché potrebbe essere anche uno sbocco professionale, potrebbe essere, già lo è, <ride> uno sbocco professionale. Eh, ci sono già, eh, insomma, Enterprise, piuttosto che eh, società no, che cercano questo tipo di figura, ma principalmente qual è il, il, la, la differenziazione, la specializzazione dell'SSE rispetto alla Green IT in generale, proprio quello che dicevi okay. tu prima, ovvero ehm, diciamo la focalizzazione degli implemen aspetti implementativi del software, eh, che vanno in una certa direzione, questa direzione è proprio quella della sostenibilità eh, c'è eh, una, eh, una no profit, insomma un'associazione no profit che è la, eh, la Green Software Foundation, vi invito ad andare a vedere c'è un sito veramente fatto molto bene eh, che spiega un po' eh, e, e racconta un po' di questi principi e li ha messi in, una, in, una, in un manifesto ok, okay un eh, po' di un manifesto. po' fanno, fanno il verso alla già il manifesto quindi. bravo ma eh, okay. se si diverte la gente, la gente si diverte un po' a fare questi manifesti ma poi alla fine danno un messaggio molto importante perché in eh, 8 9 10 voci insomma quelle che sono eh, è molto chiaro no? quali sono gli obiettivi scusa ripeti eh, il nome eh, del sito che qua io non secondo me Foundation. credo Vediamo. che sia greenfoundation.eu o qualcosa che devo andare a vedere se si trova io penso che google uh, ecco, greensoftware.foundation, esatto. eccolo qua esatto. Okay. È veramente molto, molto fatto. È fatto veramente molto bene e, e contiene, insomma, a parte una serie di articoli, indicazioni e tutto. C'è anche questo manifesto eh, che parla proprio di questi principi. Questi principi vanno da eh, quelli essenziali, quelli più comuni, quelli diciamo un po' più banali, eh, che sono. Ehm, ad esempio eh, costruire applicazioni carbon efficient, eh, consumare il minor energia possibile, utilizzare energia sostenibile, no? Quindi stiamo parlando okay. veramente, di, di robe abbastanza, diciamo, intuitive, banali. Ad arrivare... Siamo però un po', a, come si dice, a, allo stato dell'arte, cioè, siamo, siamo in pratiche ancora non, non diffusissime. È questo il sito, lo vedi, giusto? Esattamente, qui. è lui in persona, è, è fatto lui. veramente molto sì sì. sì fatto molto, cioè, molto, a, molto bene. Attualmente ci sono ci sono nomi grossi, qua dentro Ma Microsoft, sì. assolutamente, sì, vedi, ci sono ovviamente dei, degli sponsorship veramente molto importanti. Eh, okay. Dicevo, sino ad arrivare ovviamente A eh, delle, eh, dei principi no, Dei pillars Che, che cominciano ad essere molto interessanti Soprattutto per la figura del Sustainable Software Engineer Che sono molto più vicini A quello che è l'implementazione del software E tra queste troviamo Il demand shaping Ovvero l'adattamento di un'applicazione Sulla base di dei serv service level no, Concordati Ai quali questa applicazione si deve adattare E si deve adattare anche andando a degradare in modo ovviamente, eh, diciamo, controllato eh, quelli che sono gli aspetti funzionali. Di Ma allora io ti provoco e ti dico: vabbè, sì, allora, mi... che c'è di nuovo? È eh? uno scaling down del mio Kubernetes cluster. Eh... Uh, scaling down e scaling up quando server mi viene, no? cioè... mi, viene da, mi viene da ridere perché l'ultima cosa che ho fatto proprio con dei colleghi con degli ex colleghi è stato veramente un progetto molto carino um, e che poi era poi la fine delle fine un proprio concept era proprio uh, mh, diciamo rivolto a questo tipo di, di azione ovvero andare a determinare Lo ne parleremo magari poi anche verso la fine in maniera un pochettino più approfondita però sostanzialmente quello che dici tu attraverso dei sistemi di controllo insomma basati su machine learning andavo a eh, capire si andava a capire no? quale potesse essere un livello di servizio ottimale per quell'ora del giorno o quel particolare periodo dell'anno eh, per poter garantire comunque un'usabilità, perché il punto chiave di tutto è sempre garantire la corretta usabilità di un sistema verso l'utente finale. Ok, Però... perché siamo capaci tutti a essere verdi spengo il server bravissimo. bravissimo. <ride> o ti metto su, su una CPU Celeron invece che. <ride> Guarda, hai toccato. Okay hai toccato proprio un argomento spegnere il server perché ti, ti, ti do una curiosità no, ehm, che è molto molto interessante intanto, intanto la prima azione che eh, un sustainable soft energy deve fare è essere garantito no, che l'applicazione la, venga inserita, deployata distribuita dentro un ambiente che è ecologicamente sostenibile altrimenti okay. che ci stiamo a parlare a fa se io la metto sul mio server di casa magari che consuma eh, devo, eh, devo far girare i miei eh, per una bistecca sopra da quanto disperde il calore, bravissimo. Allora, diciamo, è inutile che stiamo lì ha capito, a mettere il pelo nell'uovo, cioè a togliere il pelo dall'uovo e andare a ottimizzare, insomma, in maniera molto raffinata, insomma, quello che è il mio software. Se parliamo già dalle, da delle basi non consistenti, eh, mentre invece si deve partire dal fatto che un'applicazione debba essere distribuita su un sistema che abbia delle fondamenta ecologiche molto importanti. Ed ecco perché. Io incomincerei a parlare di sostenibilità non appena l'applicazione fosse distribuita dentro un cloud. Tutti i. Sì. Eh, più famosi cloud provider, adesso non li vado da citare, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Hanno oramai degli aspetti di sostenibilità, l'eccellenza. Ah, ma chiaro, Quindi, sono, non solo, non solo, cioè, sono non solo allo stato dell'arte dei servizi informatici che offrono, ma per tutta una serie di motivi sono allo stato dell'arte per quanto riguarda il consumo energetico, raffreddamento e tutte queste cose. qui. Quindi es è impossibile che, o un qualunque. Allo stesso non ci ti arriva a un'efficienza energetica la, come la ovviamente, loro. Ovviamente bisogna anche avere degli investimenti molto importanti no? come ti puoi immaginare per, avere a, per potersi fregiare, diciamo, di questo tipo di. Certo. Eh, Ma di, quindi eh. Eh, qui mi hai alzato la palla una domanda che mi ero fatto leggendo, leggendo quell'articolo, e quindi c'è un forte legame con, eh, la cioè, con la progettazione di un data center, perlomeno. Sì, forse sì. mi hai già risposto. Il mio software deve girare all'interno di una struttura già Guarda, altamente ottimizzata. Sì, sì, riprendo un po' quella... quella la, Scusa, la mi cosa cosa interrompo te... sempre. No, devi, no, devi interrompermi, è proprio lì il bello, no? Se, noi, se fosse one way non sarebbe una discussione, anzi, eh, ti invito a interrompermi in, 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 quando, quando serve e quando è... E poi io sono molto prolisso, no? tu mi conosci, quindi Petitivo. se vogliamo stare... Se vogliamo stare dell'ora, diciamo che mi devi interrompere anche molto frequentemente. Quindi, a parte questo, ehm, dicevo, qual è uno degli aspetti più importanti, diciamo, di un data center che ti può garantire, diciamo, eh, il fatto, un, uno degli importanti pila di sostenibilità? È la cosiddetta eh, computational load media. Ovvero, ti, ti do, eh, per, per spiegartela, un esempio è, è, è lampante, te, te la spiego in modo veramente molto chiaro. Eh, un server spento non consuma nulla, ok? Qua siamo tutti d'accordo. Un server idle invece, cioè che non sta facendo assolutamente nulla, consuma un botto. Ok. okay. È già okay. questo che incomincia a far capire dove voglio andare a parare. ok? Eh, dopodiché, appena tu riesci a, a dargli del, dell'input, quindi a fargli girare delle applicazioni. Non o... workload, diciamo. Workload all'interno, esatto, questo staffer in comincerà a performare, comincerà a consumare energia, no? che poi produrrà ovviamente eh, l'effetto indesiderato, ovvero quello di, eh, di eh, avere delle carbon emission importanti. Però più con l'aumentare, diciamo, della, della CPU, ok? Del tempi di CPU, eh, il livello e le percentuali di emissione, diciamo, energia, quindi emissione di carbonica nel, nell'ambiente è pari a un quarto rispetto a quello che è eh, il. il quindi tu mi, stai dicendo, tu mi stai dicendo che non è una relazione lineare, il, il grosso esatto. del, 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 dello scotto, diciamo, esatto. lo pago all'inizio accendendo il server e, e poi già, sì. Esatto. Esatto, se pr praticamente se io porto questo server dal 20% di occupazione CPU all'80%, sì. ok, io eh, emetterò nell'ambiente soltanto un quarto del, rispetto del, alle del quattro volte tanto che ho dato esatto, carico, bravissimo. quindi un quattro volte, volte, volte il carico, ma solo cui, un quarto bravo, in più. Bravissimo, questo cosa porta a dire, qual è l'effetto, no, è il side effect di questa affermazione? È che io, paradossalmente, più carico un server, più sto ottimizzando quella macchina. Ok, giusto, vai, giusto vai. va bene, è un, un po' anche il concetto delle virtual machine, ma soprattutto dei container, no, che ha uno dei loro aspetti, Bravissimo. Bravissimo. che tra l'altro ci sono dei video nel mio canale che spiegano i container, se volete andarli a vedere, andate a vedere <ride> la densità, <ride> cioè vincono perché c'è più densità computazionale, nel senso che nel sistema operativo che mi ospita, riesco a farci stare più applicazioni rispetto ad avere una virtual esatto. machine dedicata a. Quindi ok. Esatto. Quindi la, diciamo, la, la risposta a questo punto è molto semplice da dare, no? conviene più avere una macchina che, due macchine che performano poco o una macchina che la carica, no? Insomma, che la eh, ottimizzi, ovviamente più, eh, diciamo, conviene più avere la seconda, eh, la seconda ipotesi. Per cui chi ti può garantire, qual è diciamo, l'ambiente che meglio ti può garantire questo, eh, questa situazione? Ovviamente il cloud, il perché cloud. il cloud attraverso la multi-tenancy, eh, attraverso diciamo, la resource sharing, quindi tutto quello che è... Sì. Eh, il concetto di ottimizzazione di un server che solo loro sanno esattamente come, come fare, eh, ti riescono a rendere queste macchine ottimizzate anche dal livello di computational load media, anche perché eh, per ne, cui... hanno ne, hanno, ne hanno tutto il vantaggio loro stessi Chiaro. in prima persona. È chiarissimo, chiarissimo. Questo ti fa capire quanto sia importante, no, poi a prescindere che un data center sia alimentato da energia sostenibile, eh, che abbia sistemi di raffreddamento top level, insomma, che abbiano consumi veramente bassi, e che tutto il sistema di smaltimento. Ovvero, perché ricordiamoci che ah, una domanda provocatoria che di solito mi fanno, ma c'è gente che ce lo crede davvero, mi dice, eh, ma se un data center è alimentato di energia sostenibile, allora non consuma nulla, cioè non ha nessuna emissione. Eh, ma, eh, ma sai dice... che mi aveva, mi aveva attraversato questo pensiero, nel senso che se io alimento paradossalmente un data center tutto a energia verde, pannelli solari, vento, eccetera, allora... Cioè, c'è chi pensa diciamo, eh, ma allora non ha emissioni, ma col cavolo. Eh, allora... caso, che, che questo pensiero ha attraversato anche me. Cioè, dare certo, dare ma parte. allora viene un po' diciamo, viene un pochettino per senso logico, no? Uno parla di energie rinnovabili, uno pensa che queste energie vengano completamente collezionate, no? dall'energia solare, l'energia eolica, quello che è. E quindi alla fine il data center sia completamente eh, sia quasi nullo no? dal punto di vista di emissioni, in realtà non è assolutamente così. Eh, ci sono tre scope. Eh, no, molto eh, in letteratura, non siamo a approfondirli adesso perché ovviamente no, parleremo, vabbè, solo, parleremo solo di questo. però vi dico solo che lo scope 3, ovvero del, dei livelli di emissione carbonica, che sono tutti quelli che sono al di fuori del data center stesso, ovvero la transportation, per dire lo smaltimento eh, dei materiali, tutto quello che serve, no? eh, il trasporto su gomma, eh, tutto quello che serve no? per poter mantenere un data center. Perché non è, non è certo. soltanto dargli dell'energia, questo funziona, no? Le macchine invecchiano, le macchine devono essere cambiate. Le macchine da sostituire. Bravissimo. Quindi tutto questo mondo che gira attorno a un data center deve essere ovviamente considerato nel calcolo diciamo della sostenibilità okay. ed è l'impatto assolutamente più importante e più devastante cioè ehm, che lo scope 3 rispetto allo scope 1 e 2 che sono molto più vicini invece a quello che è eh, il data center stesso è 10 volte superiore molto spesso ri rispetto a questi numeri per cui certo. un data center consuma insomma, è inutile starselo a dire consuma anche tanto eh, diciamo il, il, il problema è che consuma sicuramente molto meno eh, rispetto a quello che potresti farti tu in casa no? Questo è un pochettino sì, il messaggio. Sì, sì, assolutamente e va bene, quindi questo un po' a livello di per, per dire che mh, dobbiamo anche essere consapevoli di dove mettiamo la nostra applicazione. Bravissimo. Ok, però Bravissimo. nel titolo SSE c'è cioè software, mm. no? Eh, Poi esatto. un po' gli appassionati, quelli che seguono questo canale, sono principalmente, anzi, operation e esercizio sono benvenuti, eh, nel senso che qua è DevOps qua è tutto, è tutto casa, è tutta famiglia, se vogliamo bene. <ride> Però voglio dire, <ride> c'è SSE, c'è software scritto in mezzo, sì, quindi software, eh, io come software developer e così via, no? Uh, riporto sempre un po' alle nostre tematiche care del, del DevOps che negli ultimi anni hanno anche questa parola sì. DevSecOps uh, che vabbè, per me è un po' una buzzword perché già DevOps ha un approccio olistico, omnicomprensivo a tutta la materia, quindi metterci questo sec in mezzo è un po' ridondante, è un po' marchettaro, ma vabbè. Sai quante, okay. quante, quante cose si sarebbero messe lì in mezzo? No? green Ops, <ride> Esattamente. <ride> ok, quindi <ride> questa questa tematica della sicurezza, in, mh, come si dice, interpretata in ottica DevOps, certo. ci ha abituato a spostare verso sinistra, quindi ad anticipare tutti quelli esatto. che sono le tematiche della sicurezza, invece che farle eh, alla fine, il classico audit prima della release, che ci mette una settimana di checklist, eccetera. Sono nate, con, mano a mano che il mercato ha preso consapevolezza di queste pratiche, sono nati dei tool che aiutano sempre di più in queste cose, quindi abbiamo... Varie piattaforme di auditing, abbiamo la mia caro uh, Sonar Cube, che per esempio io gli posso mandare ogni build in automazione, l'analisi del mio software e mi dice guarda che qui potenzialmente non è sicuro. Allo stesso modo, in base allo stack tecnologico, parlo per il.NET, ho ancora più vicino a me, software developer, nella mia attività quotidiana, integrato nel mio IDE quelli che sono i Roslin Analyzers. Quindi, quegli analizzatori del compilatore che mi dicono: guarda, che qui stai usando un qualcosa eh, di non sicuro, ad esempio un algoritmo di criptografia che ormai è diventato debole. Ok, chiaro. Quindi eh, io tutto questo discorso del verde provo come developer a portarmelo nella mia esperienza in casa e dire yeah. ma ci sarà o già c'è o chissà cosa mi posso immaginare. Quindi un giorno, oltre che avere GitHub Copilot che mi legge, <ride> che mi dà i suggerimenti, avrò una funzionalità green di Copilot o quello che è, che mi dice qui c'è la fogliolina, guarda che il tuo codice qui non è eh, ottimizzato dal punto di vista energetico. Cosa ne pensi? Guarda. Allora, eh, penso che un tool automatico che ti dia informazioni specifiche sulla sostenibilità, a mio avviso, adesso non c'è e sarà molto difficile da progettare perché ti dico questo perché eh, dei sistemi automatici di rilevazione di codice ad esempio non ottimizzato che possono essere codice ad esempio che ti siano dei ricicli molto importanti no oppure delle eh, delle potenziali moduli o pezzi di eh, di, eh, di procedure magari che hanno un eh, consumo di cpu molto intensivo che Pensano, potrebbero avere un consumo di cibo molto intensivo, sono tutte tematiche che vanno verso l'ottimizzazione del software stesso. Cioè, sono a prescindere da quello che può essere un intervento in ottica di sostenibilità. Eh, ti faccio un esempio per, per, per capirci meglio eh, tutto quello che è la cost optimization o la resource optimization di un software, sì. anche in ottica di andarlo ad inserire in un cloud, no? Quando tu vai a um, andare a installare qualcosa o a deployare qualcosa dentro un cloud, una delle prime attività che fai è, ma le risorse sono tarate in modo adeguato per ospitare la mia applicazione, soprattutto tutto con il livello di servizio che io voglio garantire allora il fatto che io sto sparando ad esempio una zanzara con un cannone cioè se io sto facendo girare un'applicazione eh, diciamo eh, in, eh, che più o meno non ha un gran valore di business per me no quindi non deve essere non deve avere degli sla così magistralmente importanti eh, ma può essere sicuramente Adeguata no? a uno standard di livello eh, di servizio molto più, mh, insomma, molto più eh, breve, molto più basso. E per cui a quel punto diciamo il um, sto veramente eh, cosa sto facendo sto facendo ottimizzazione di risorse questa okay. cosa esiste da vent'anni da trent'anni certo. da quando è nato il software allora non la, sta, non la stiamo inventando eh, non la sta inventando chi sta studiando quelle che sono le ottimizzazioni da, la, sulla parte green anzi il software sostenibile il software engineer le deve dare per garantite cioè deve girarsi quando io mi viene data un'applicazione eh, che di senti me la ottimizzi da un punto di vista eh, di green Architectures, e da un punto di vista di sostenibilità. La prima domanda che faccio: supponendo che sia, ad esempio, un software architect, e gli dico: Ferma tutto. Questa applicazione è ottimizzata già dal punto di vista di risorse? È stata inserita in un ambiente che mi certifica il fatto che sto usando le migliori risorse per le, il livello di servizio che io voglio ottenere? Se la risposta è sì, allora la prendi in considerazione. Se la risposta è no, gliela okay. rimando al mittente. Cioè, e quindi, e quindi il fatto che, ad esempio, eh, ci sia, siano state considerate queste cose che tu menzionavi prima, ovvero eh, il fatto che non abbia dei ricicli importanti. Eh, che eh, il, il codice sia stato scritto ottimizzato per quanto riguarda le possibili consumi di cicli di CPU o, o magari ottimizzazione anche di memoria o di, o di network, perché non stiamo okay. parlando soltanto di CPU, qua c'è anche il network che certo. gioca una partita fondamentale in ottica di sostenibilità tutto lo storage più osi uno storage pre pregiato e più diciamo ha dei consumi importanti no? che devi andare a sostenere anche in, anche in ottica energetica quindi sono tematiche che hanno per forza vanno sempre a braccetto con un'utilizzazione di costi che non c'entra non è che non c'entra nulla ecco qui parliamo di qualcosa che va in ottica di accountability e in ottica di responsibility ok, okay spiegami bene cosa intendi per i due termini Esatto, quando eh, il software sostenibile, il software engineering deve essere accountable okay, del fatto che, come dicevo prima, un sistema eh, software sia deployato in un ambiente che mi garantisca certi livelli di servizio da un punto di vista di sostenibilità e quindi sia ottimizzato no, come risorse e soprattutto diciamo, il codice stesso abbia una e sia stato scritto no, eh, già in un modo tale che. Più di così non può essere fatto meglio. Non so come Chiaro, però, giocando No, Giocando di immaginazione, a te piacerebbe, certo. immagino che ti piacerebbe come software engineer, green software, sustainable software engineer. Stiamo parlando di cappelli. Allora eh, è okay, ovvio di, di vedere, mh, di vedere una, come, come puoi fare al giorno d'oggi cioè, con il Potrei essere... dire, indice di manutenzionabilità verde, no. vedere indice green Bravissimo. verde, no? Sarebbe esatto. Cioè se il fatto bello. che io possa indossare più cappelli è un di cui, cioè io sto parlando più di ruoli, cioè sai benissimo meglio di me che io nella mia vita lavorativa, nella mia giornata lavorativa, eh, io posso fare tante anzi il, il, non so se ti ricordi il combined engineer, non abbiamo parlato tanto eh, quando si parlava di trasformazione, no? eh, dei, 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 dei modelli, dei team… Delle software, delle software house verso sì. in ottica agile eh, esattamente il, 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 il combined engineer che si mette più cappelli durante la giornata e fa ogni tanto il DevOps engineer, fa ogni tanto eh, quello che scrive il codice eh, oppure lavora sui sistemi di produzione no? e eh, fa, eh, fa, eh, fa quindi diciamo, un altro tipo di mestiere più indirizzato alla All'operation eh, tutto questo, diciamo, perché non, non, non nega nessuno di andarsi a mettere anche durante la giornata il cappello di sustainable software engineer, no? Quindi, certo. in quel momento, facendo tutte le cose, giochi veramente in casa, perché eh, allora avrai sicuramente la garanzia no? che il software è stato fatto secondo un certo modo. E più di quello, no? Non puoi garantire in ottica di ottimizzazione. A quel punto, veramente puoi metterti a lavorare di, di fino di raffinatezza e col gesello, per andare a invece fare delle azioni. Azioni che sono in ottica sostenibilità. E qui adesso andremo okay. a raccontare, diciamo, esattamente quello che io mi aspetto che faccia, e quelle che siano le, veramente le responsabilità e le azioni che un essere Infatti, mi immaginavo qual è il mio quotidiano, no? Mm. O quando indosso questo cappello, esatto. che domande faccio? Quali sono le mie responsabilità? Allora, eh, intanto quello che farei io è andare a analizzare questo codice, ehm, soprattutto andando a vedere se questo software è stato monitorato a sufficienza. Il monitoring, ovvero la collezione dei dati, mm -hmm. è un punto chiave. Ok, il Sustainable software engineering engineer nella sua giornata, quello che fa l'80% del tuo tempo è un'analisi del dato. Questo dato può essere non tanto il consumo di risorse, okay, eh, anche se sono ovviamente molto importanti, ma anche e soprattutto la raccolta di dati telemetrici. Okay. l'utilizzo del software e qua il punto chiave il punto cardine perché la partita si gioca tutto su questi valori ovvero eh, il collezionare in maniera opportuna quali sono i dati di utilizzo i dati telemetrici quindi i tempi di risposta e eh, tutto quello che va un po' a corredo di questo tipo di, eh, di, di KPI è proprio il core business del del software engineer ovvero eh, quello che farai, farei io insomma se fossi chiamato ad andare a ottimizzare un software è intanto andare prima di tutto eh, dal CTO dal CEO da quello che è dell'azienda per andare a categorizzare il loro parco software in dei bucket okay? ok quindi andare a dire ok questo software per te è mission critical Ok, questo software invece diciamo, è un line of business application che, anche se lo diciamo, usano solo i dipendenti, anche se non ti performa al top level, diciamo, può anche avere non può essere una cosa così chiave importante, no? e importante, E quindi andare a categorizzare tuo, i tuoi software in questi bucket. Una volta che io ho identificato insieme con gli stakeholder della mia azienda dei service level, ok, eh, che devono essere garantiti. Eh, come usabilità del sistema, a questo punto io vado a fare in modo che questo service level sia garantito, non soltanto dal basso verso l'alto, cioè non soltanto andare a fare quello che, si fa, che abbiamo sempre fatto anche gli no? andare a capire sotto stress o sotto, o sotto carico eh, se un software sia in grado no? di poter garantire quel, quel livello di servizio a un utente, ma fare anche il contrario. Ovvero andare a vedere okay. se un software ha una performance così elevata, no, Che potrebbe anche essere, sai che? A questo mm. punto potremmo anche vivere abbassarla, bravissimo, per garantire comunque un livello di servizio adeguato. E a questo punto fa, fa, farò in modo no, che i miei sistemi che ospitano questa applicazione abbiano sicuramente un impatto ambientale molto meno importante rispetto a prima. Quindi ecco, non so se incominci a, a, a intuire no, quali sì. che sono veramente le responsabilità dell'SSE. Certo, sì, quindi magari assicurarsi che siano stati fatti determinati studi, tipo quella che certo. dici tu, aver categorizzato i software e certo. essersi assicurati che ognuno magari abbia il proprio SLA certo. e certo. di conseguenza abbia per esempio sfruttato gli opportuni servizi nei cloud provider, quindi per esempio per la mia applicazione sì. business critical che io la categorizzo come tale, posso giustificare che ne so l'utilizzo di una Uh, ridondanza completa della mia infrastruttura mi sto sì. load balancer o quello che è eh. l'equivalente quindi e eh, vabbè qui sto facendo il disastro di emissioni però è mission critical e quindi la mia infrastruttura duplicata ci sta perché devo stare in piedi okay. Assolutamente. però per esempio ho un altro software in azienda dove magari involontariamente perché sappiamo soprattutto nelle realtà grandi Uh, magari l'utilizzo, l'accesso e l'approvazione dell'uso di risorse cloud uh, non è sempre regolamentato benissimo. Quindi, io certo. involontariamente posso aver sbagliato un parametro in un file di infrastructure as code e aver messo una, una macchina virtuale o un servizio pass sovradimensionato rispetto a quello esatto. che è. Okay. Assolutamente. Certo. E quindi tu mi dici io come software green, software sustainable, software ingegnero, come azienda dove facciamo questo genere di cose, mi sono assicurato di aver passato Stato. al setaccio le mie applicazioni, sì. giusto? Ha senso da così, me, no? Ma da me dove, esattamente dove dovrebbero, dovrebbero arrivare alla mia attenzione delle applicazioni già ottimizzate, altrimenti i miei interventi potrebbero essere non profiqui, cioè non allora, il. il um, si va ad essere molto sottili no? quando si interviene in questi, in questi ambiti. E si parla molto spesso di demand shaping e demand shifting. Non so se hai mai sentito parlare di queste due sì, Shaping, sì. Sh sh uh, e lo shifting no parliamone entrambi perché sono molto interessanti allora si parlava prima di eh, raggiungere un determinato livello di servizio no? Eh, quindi eh, di poter fare in modo che la mia applicazione performi in maniera eh, diciamo adeguata questo eh, a, a, a livelli di servizio ovviamente che voglio garantire questa cosa si può raggiungere in realtà in due modi il primo modo è quello che si diceva prima ovvero definisco il livello di servizio e poi metto in piedi dei sistemi di eh, autoscaling ad esempio okay. che posso, fa, possono fare in in modo che il mio sistema si livelli a un determinato utilizzo di risorse e che possa darmi eh, insomma, garanzia no? che la mia applicazione possa essere adeguatamente… Alto momento utilizzata. di traffico, butto Bravissimo. su scaling orizzontale dei miei pod in un cluster Kubernetes, vanno su, Bravissimo, va giù il traffico… Tiro giù un numero di pod, però attenzione: si può operare anche in altri modi molto più interessanti, no? quelli che vengono chiamati gli eco mods. Allora, non so se tu hai presente eh, la, la, la tua lavastoviglia, la tua lavatrice in casa, sì, come funziona? Sì, sì, allora, sì. Sai che molto spesso tu, eh, quando diciamo vuoi risparmiare o quando vedi magari che i piatti non sono così sporchi, allora tu eh, metti in eco mod, ovvero li, avrà dei cicli di lavaggio molto meno eh, invasivi, ok anche temporalmente più corti più lenti, eh, più lenti esatto magari utilizzano temperature dell'acqua più basse eh, ovviamente che ti danno che cosa eh, non ti garantiscono il, il piatto perfettamente splendente brillante no? come se eh, la, 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 la lavatrice o la lavastoviglia lavasse al top eh, però ti garantisce comunque un piatto decente okay? lavato, eh, lavato diciamo adeguatamente che tu ci mangeresti sopra insomma sicuramente quello è importante okay. un, buon è compromesso. Un, un buon compromesso e eh, questi qua sono il si detti e Ecco la stessa cosa può essere applicata anche nel software, eh, sempre nell'ambito della, della politica eh, del eh, demand shaping, ovvero io posso delegare, ok, al mio utente finale la volontarietà, lui oh. deve essere owner di questa Esatto. Oh, come una volta mi ricordo una vita fa, mamma mia, a volte mi fa pensare queste cose che sono vecchio, che i, <ride> i PC avevano il turbo. Ma figata, bravo. Lo compravi siamo... a, cent, a che ne so, a 133 esatto. MHz tan, 166, una roba esatto. del genere. no? Poi sì, sì, non ho dare. mai conosciuto nessuno che, che l'abbia mai basso. disattivato. <ride> esatto. Ecco, bravo. Allora siamo molto vicini. Allora, una a questo. volta vedi una volta era il contrario: turbo mode. Adesso in quest'ottica ah. lo, lo farebbero scrivendo eco mode Bravissimo. Bravissimo, magari, uno, magari con la fogliolina verde così. Magari con la fogliolina, fogliolina un bel pulsante verde. Anzi, magari gli devi anche mettere un bel disclaimer vicino, no? un bel appunto vicino che ti dice quanti alberi stai <ride> risparmiando dall'abbattimento <ride> se tu Beh. questo bottone lo tieni spento. Mi pare che Windows, eh, ogni, eh, forse è comparsa qualche fogliolina da qualche parte nel sistema operativo certo. Windows. Certo, certo. Ok, interessante. Fai, fai questo, conto, questo è lo questo shifting. È perché, esattamente, no, questo è il shaping, questo è lo ah, shaping. Lo shaping. Quando tu, ad esempio, stai molto spesso, ti succede anche quando guardi YouTube su un dispositivo mobile, ok, come un cellulare, eh, il sistema si autoadatta, ti fa uno streaming a un livello di definizione molto più basso. Ok, però si può andare molto oltre questo. Potrebbe anche essere una scelta dell'utente, ovvero certo. l'utente gli vuol dire "Senti, eh, ti va di vedere mh, questi sono contenuti più, più che altro sono contenuti eh, diciamo audio ok? Eh, diciamo, magari vedi la stessa faccione di una persona che ti parla, te ne frega assai, soprattutto se è la mia, ok. <ride> te ne frega assai di vederla al certo. top della definizione, eh, magari ti interessa più quello che dico, no? Eh, quello che succede anche in questo momento. Eh, quindi que quello che ti, ti può invitare all'applicazione è dirti, senti, puoi abbassare un po' il livello di definizione, ma che ti faccio uno streaming molto Chiaro. più eh, ecosostenibile, eh, ok? Ma ti garantisco che... L'audio sia perfettamente efficiente, quindi lo capisci. Allora, tu cosa fai? Sì, ok. Accetto. A quel punto, tu diciamo, sei aware e anche contribuisci in prima persona. Magari mi sono anche è... orgoglioso. E' bravo, ma lì, è ma lì che si puntano. Se tu ci pensi, società come Greenpeace, no? come società, puntano molto sull'orgoglio, no? sul fatto che tu eh, ti senta partecipe okay? eh, di questo cambiamento, di questa rivoluzione. È molto importante okay. questa cosa. Io sono convinto che vedremo, eh, diciamo, nel, nel futuro, applicazioni che vanno sempre di più in, in tal in senso. Que in quest'ottica, vediamo sempre aziende tipo grandi colossi, un po' in tutti i settori. Certo però in questo caso parliamo di software, Microsoft, Google e così via, che fanno promesse, che dicono, ah noi entro il 2024 saremo a emissioni, anzi inventeremo l'acqua, creeremo acqua dai nostri dati e cose del genere. Quindi Lo sai che... Cosa... Dimmi. Sì, lo sai cosa fanno questi provider, allora siccome a un certo punto dovranno arrivare a un, a un momento che il loro stessi, dalle loro eh, diciamo, azioni non possono fare più nulla, cioè ti dicevo una volta che tu hai reso un data center completamente alimentato a energia sostenibile, una volta che tutto il tuo primo livello diciamo di, eh, di eh, gestione è, è stato comunque mh, progettato e implementato secondo certi canoni, cioè i principi di sostenibilità, poi non puoi andare oltre, cioè, no, non puoi chiaro. pretendere ad esempio che tu... Tutti i tuoi transport, transportation tutta la tua i tuoi sistemi, insomma, di alimentazione, siano tutta la loro catena secondo me, sostenibile, dove si va nello scope 3. Quindi lì non ci puoi fare più nulla, no? A meno di rivoluzionare il mondo e andare al presidente del, o dal, degli Stati Uniti d'America, insomma, e certo, andare certo. a convincerlo di, di, di andare avanti e portare avanti certe azioni. Per cui a quel punto, l'unica cosa che possono fare queste aziende per arrivare a zero emission è andare a comprare azioni oppure, eh, oppure delle. Delle, delle azioni sono più che altro di queste società no, che fanno, che tolgono. Okay, carbon uh, emission dall'ambiente dall e lo fanno attraverso anche dei sistemi chimici. E lo fanno attraverso eh, eh, la, il ripopolamento degli alberi delle zone costiere. Esattamente quindi, io sto andando a finanziare queste entità, queste, eh, queste aziende. Io sto andando a garantirmi e a portarmi a una politica di zero emission. Non facendo queste azioni, io non potrei mai dire e eh, fregiarmi del titolo di zero emission. Company. Ok, però diciamo che eh, però io. Sono un, un, un cloud provider, no? Uh -huh. E mh, tra i tanti servizi che offro, magari mano a mano che la mia clientela comincia a diventare sempre più sensibile, perché, appunto, non solo le aziende del mondo tech si vogliono vantare di essere green, ma le sì. vogliono essere. Adesso probabilmente è più una base volontaria per seguire un trend. Non lo so se in futuro ci saranno anche delle leggi comunitarie europee, non lo sono so già. Del ci sono già. Okay. Ci sono. E più o meno stringenti invece che magari solo delle direttive. Magari a un certo punto diventerà Bond, devi. Quindi se io fossi un cloud provider, a un certo punto comincerei a mettere dentro nei portali cloud di bay warning in questo senso, perché per esempio yeah. mi viene in mente ho seguito alcuni clienti negli anni, eh, uno in particolare nell'automotive, diceva io per essere certificato in questo settore e mi hanno nominato una certa certificazione, devo assicurarmi che per esempio il mio cloud provider a sua volta lo sia. Ok? Perché insomma, altrimenti cosa dico di mi, vuol dire che ho un fornitore non ha certo. gli standard che il settore sì. richiede. Quindi, allo stesso modo, immagino se io voglio fare l'azienda green che rispetta tale sì. certificazione, sì. devo usare un data center che rispetta a sua volta. Per forza. E quindi, magari, io fossi un cloud provider, ti dico anche, ti metto delle funzionalità perché io ho analizzato il tuo workload del cluster Kubernetes, del tal servizio pass e così via, e tu sei sempre stato sotto. Sovradimensionato di quella CPU, non l'hai mai usata più del tot, la memoria non l'hai usata più del tot, il disco ne hai comprato 70 terabyte, te ne hai usati due. E quindi ti do dei warning e ti invito ad abbassare le soglie di servizio. Potrebbe essere una funzione che vedremo tra qualche anno. No, no, ci sta già. Allora, eh, i cloud provider più famosi, ma non soltanto, anche dei. Eh, delle, dei team delle organizzazioni, sempre no profit ad esempio, che dove ci sono dentro eh, i grandi nomi eh, di questi cloud provider, eh, già stanno realizzando questi SDK, vengono chiamate Carbon okay. Aware SDK, eh, okay. che ti danno in real time quelli che sono i consumi dei più famosi data center e ti danno tantissime altre informazioni, ovvero riescono a darti in lettura eh, tutto quello che è il consumo in real time di una tua applicazione anche o delle risorse che quelle applicazioni sta usando, attenzione qua si va verso un altro di questi principi che ti dicevo prima, che non è più il demand eh, shaping, ma è il demand shifting ok, okay. che cos'è ad esempio il demand shifting, e qua diciamo queste SDK sono chiave, sono fondamentali perché se non le usi in maniera corretta non potresti avere questo tipo di informazioni, avendo, fai conto di avere in real time questi dati, ok, tu sai quanto un possibile data, cent quando un data center ti sta eh, consumando in, in, anche in termini di carbon mission ehm, eh, per, per soltanto per la tua applicazione per un sì. tuo asset ok supponiamo che tu hai questa informazione eh, e lo hai per tanti data center nello stesso momento ok a questo punto mm. tu cosa potresti vedi hai già capito tutto a questo punto tu cosa potresti fare potresti spostare il workload della tua applicazione sul data center che in quel momento specifico in quel periodo della giornata o in quel periodo dell'anno del mese consuma meno L'esempio più banale Nel, 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 Nel anticipato un ragionamento dicendo giornata, ma poi stavo pensando un po' a queste. Alle, alle stagioni, ma certo. Ma certo, questi qua sono. Allora, qui si cambia attualmente principio, ma è assolutamente una tematica da sé se se, eh? Assolutamente. Okay. Eh, ci so sono molto interessanti perché è stato fatto anche degli, sono stati degli hackathon eh, su questo tipo di, eh, di procedure, su questi SDK che hanno portato a risultati veramente molto interessanti. Eh, ad esempio, ti faccio l'esempio più banale: eh, un data center messo in un deserto, okay? Ovviamente avrà. Dei consumi che sono molto più elevati di giorno, perché eh, per tenere raffreddati tutti questi. Eh, insomma, tutto il, il componente hardware all'interno ovviamente richiede eh, un'energia molto più elevata. Di notte, invece, dove la temperatura si abbassa drasticamente, questi sistemi riescono a funzionare con un livello chiaro, energetico certo. veramente molto più basso. A quel punto, io potrei spostare lì il mio workload, ovviamente. Eh, tutto quanto deve essere fatto intanto in near real time, eh, per cui devi avere anche, e qui lo sai benissimo, che i cloud provider più famosi ti possono garantire questo tipo interrompo di... Fabrizio, interrompo un secondo, Fabrizio, abbiamo Francesco vai. Gerardi che ci saluta dalla chat e dice che nelle tue esposizioni sei sempre al top. Ale, grandissimo, <ride> ringrazialo, ringrazialo. <ride> Ciao Francesco, grazie per essere con noi. Scusami <ride> Fabrizio, vai. No, no, eh, no, purtroppo non vedo qua la chat, Vabbè, aspetta commenza, forse qualcosa vedo. Uh, comments, sì, sì sì eccolo qua dovevo, dovevo switchare di tab non eh, non l'ho visto ok mi tengo, eh, mi tengo anche questa chat sul, sotto gli occhi ok ehm, no scusa di cosa stavo parlando non mi ricordo del, del gioco, fatto, del fatto che io nel posso deserto, di notte esatto esattamente per cui pensa a quanto sarebbe figo no? quanto è figo perché già c'è chi lo fa e queste questi danno già questo tipo di possibilità io posso spostare questi workload da una parte all'altra è ovvio che il mio sistema deve essere sto progettato in modo tale da poter essere assolutamente efficiente in queste, in queste transizioni. Eh, perché ehm, dovendo garantire, ad esempio, un servizio continuativo 24x7, eh, io non mi posso permettere dei downtime no, durante questo shift. Eh, di, certo. eh, quindi eh, lo sai benissimo, lo cioè, sai meglio di me che si sì, possono sì, sicuramente sì. Eh, studiare. Mi hai fatto venire in mente due, due cose da, da software architect. Stavo già pensando come lo implementerei. Cioè, potrebbe certo. essere quindi una soluzione da dire eh, ho la mia soluzione doppia, come si certo. fa? Non è niente di nuovo, però, come si fa in soluzioni ad alta, ad alta affidabilità, per esempio, però con il pattern active-passive. Certo. Quindi dove ne ho una accesa e una spenta, no? E vado a, o come i blue green deployment a seconda Amissima. di a cosa ci vogliamo. Quindi ne ho no, una, accesa, una e a seconda tu... di cosa mi dice questo SDK vado a esatto. fare accendo un ambiente, routing del traffico e spengo esatto. l'altro. Hai from Door ad esempio, fa benissimo questo mestiere. Chiaro? Per dire, è Un'altra per dire, cosa ma... che mi viene un'altra cosa che mi viene in mente in sustainable and in questa ottica sustainable, e che immagino che i data center ci spingano, vedevo anche un video a riguardo, di quella che è la spare capacity. Quindi i data center sono dimensionati per resistere ai picchi, ovviamente, certo. e, però hanno il problema che essendo dimensionati per i picchi, loro poi, nella stragrande maggioranza dei casi, lavorano sulle medie, e hanno un sacco di spare capacity, capacità aggiuntiva. Sì. E quindi sì. promuovono l'utilizzo della capacità in eccesso con le spot instance, poi ogni, ognuno più o meno le chiama in un modo diverso, ma il poter utilizzare quelli che sono i server in eccesso, però con un livello di servizio più basso, dove ti può essere tranciato via da un momento all'altro perché arriva qualcuno che paga il soldo grosso, no? E è immagino stato. anche questo, immagino quell'analisi che dicevi prima, dividere in bucket, mm -hmm. e potrei dividere le applicazioni e dico, ah, questa però la metto in una istanza spot, che se anche se mi viene ranzata via. Ma assolutamente, ma hai avrei fatto, guarda, fatto un ragionamento green oltre che di costi, di nuovo sempre a braccetto: assolutamente. Guarda, ehm, colgo col, l'occasione di farti una domanda, no? Giusto? Faccio io a te stavolta una Quando domanda. Vuoi. Eh, ovviamente provocatoria, no? Per, non provocatoria, ma insomma, che, che, sì, che sì, può, sì. Ar che può diciamo, arrivare a capire e far capire bene queste dinamiche. Ti dico questo: allora, abbiamo due applicazioni: uno eh, un, diciamo uno che fa software, OK. Eh, o, anzi, no un'azienda che fa software, un'azienda, OK, eh, promuove, insomma, eh, due software as a service. Uno è, ehm, è relativo, insomma, alla disponibilità in real time eh, di, eh, di prezzi di vendita delle azioni. Quello che tu oggi ci, ci facciamo due chiacchiere no? uno, un provider esempio che tu usi molto, in tu, in molto eh, frequentemente dove sì. la disponibilità di queste eh, dei, dei prezzi di queste di queste Del di assets, delle cripto esatto delle cript è chiave fondamentale no? poterli avere e, garanti, e garantirsi che questi qua siano veramente aggiornati in tempo reale ti puoi immaginare qual è insomma il livello di attenzione no? che uno deve avere su questi sistemi e soprattutto eh, il livello di pregiatezza delle risorse che devono essere messe in campo lo stesso identico eh, diciamo pro, ehm, eh, lo stesso identico so società okay, anche, gestisce anche un altro tipo di asset che è un prodotto che eh, mh, eh, fa gestione del fantacalcio Ok, per dirti una, no? Quindi fa gestione di un gaming che è un prodotto che fa gaming quindi, e quindi ti permette di poter costruire la squadra e di competere con gli altri, proprio nel classico gioco eh, che siamo tutti, eh, che conosciamo un po' tutti, diciamo almeno quegli amanti del mondo del calcio come me. Insomma, eh, beh a parte questo, la domanda che ti faccio è. Nell'ottica che questi due sistemi sono completamente ottimizzati, ok? Ed entrambi i sistemi hanno. Eh, ti garantiscono eh, la, un tempo di risposta real time, okay? sia okay, uno okay. che l'altro, cioè il, eh, sia il primo che il secondo eh, hanno, un, un, sono, le risorse sono state tarate per poterti garantire dei service level veramente, eh, diciamo, eh, competitivi, ah, di risorse, certo. non e molto, molto alti o altro o okay, a seconda da dove la vediamo, dei tempi di di, dove, scopera, sì. tempi di 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 rivista la domanda che ti faccio è, allora, quindi mettiamo, prendiamo da, partiamo dal presupposto che non ci sia più modo di ottimizzare questi sistemi dal punto di vista risorse per fare in modo che performino meglio, ok? Sono al top della performance per quanto riguarda, insomma, gli SLA che sono stati concordati. Diciamo che sono entrambi, ok, near real time, okay? O real time addirittura. La domanda che ti faccio è, secondo te, questi due sistemi sono green o, so o sono aderenti al, eh, ai principi, insomma, del, del Green Manifesto? Metto. Mi metti un po' in difficoltà, allora dovrei guardare il Grimani. Eh, però, 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 però vado di pancia. Non è sì, no. Eh, mi verrebbe okay. di dire probabilmente no, entrambi. Nel senso che eh, la piattaforma di trading per forza deve essere performante e usare tante risorse. Come faccio a renderla green? L'altra probabilmente non è green perché anche se le performance vanno giù che ci faccio fare con dei server super carrozzati e una banda di rete infinita. Quindi entrambe mi verrebbe da dire di no, una perché è sovradimensionata, l'altra perché non ho alternativa, deve essere così. Non so se però sia la risposta giusta. No, no, guarda, allora ti dico, intanto dipende sempre come giustamente mi dici tu dai punti di vista, perché se viene uno di Greenpeace... Okay? Eh, quello di Greenpeace dice non sono entrambe green perché consumano un botto cioè hanno, determinano un botto di carbon emission quindi dal punto di vista proprio eh, di risultato finale sono entrambi devastanti okay, dal punto di vista delle carbon emission però attenzione qua subentrano altri principi okay? e si diceva ehm, al quale un, invece non, io non, non essendo di Greenpeace per quanto li rispetti totalmente non essendo proprio di Greenpeace ma essendo un consulente informatico che deve anche andare, no, eh, da a mantenere piedi, un business in piedi in piedi. Bravissimo. Allora ehm, a questo punto ti direi: dal mio punto di vista, la prima applicazione per me è green, ok? Ovvero okay. io devo garantire quelli di servizio, altrimenti sono fuori competition. Ok, cioè okay, minaccia il mio business. Se non è così, se io ho soltanto un altro competitor che mi performa meglio o che mi garantisce un dei, dei, dei service level più eh, efficiente del mio, allora sicuramente aspettati no, che tra qualche giorno i miei clienti migrino dall'altra parte. Insomma, io posso essere inutile che gli vada a dire, eh, ma sono green, ok? Eh, io sicuramente per, se questi qua perdono milioni eh, con il, eh, nel vendere azioni con un ritardo eh, importante no, rispetto a quello che invece eh, potrebbe garantire un'altra... Un eh, ciao eh, Ovviamente insomma ti dirò eh, dal punto di vista propriamente di business e di un lavoro dell'SSE, io giudicherei la prima applicazione green. Okay? Okay. La seconda, invece, no, a meno che a meno che il tuo sistema di fantacalcio non sia un critical core business per te okay, allora, siamo veramente distanti anni luce no? dalla pura verità cioè, quando mai un sistema di gioco che tratta diciamo, dei temi di argomentazione che eh beh, non Io conosco persone no? che hanno lavorato nell'ambito della sportiva dissenzio. ma, non, e è dirti... ma, okay, ma <ride> non, non è scommessa ma non è scommessa sportiva Ascolto, è scommessa. Te, se entro un po' così visto che siamo un po' in chiusura però io ho una domanda certo. che mi è venuta prima mentre passeggiavo con i bambini che tornavano dalla palestra detto, dopo, dopo gli la faccio, perché tutte queste tematiche sono, sono sempre molto belle interessanti, ma lo dicevamo in apertura è un argomento, mi verrebbe da dire abbastanza esplorativo, non so quanti ci siano certo. sensibili a queste cose anche se la sensibilità ambientale sta diventando sempre più sotto gli occhi di tutti, ma certo. ehm, io azienda ok, perché dovrei fare, cioè perché dovrei spendere tempo e risorse, tu sei immaginiamo, metti, metti il cappello verde Fabrizio tu sei uno dei massimi esperti europei di questa cosa, no? E dici, no, la mia missione è andare a educare le aziende su questa cosa. Eh, però io arrivi da me, che magari sono CTO di una grossa azienda affermata, che fa qualcosa, dico, ma perché Fabrizio io dovrei farlo? Faccio comunque una barcata di soldi così, la mia azienda è in piedi, è sana, fa dei servizi della madonna, perché dovrei preoccuparmi di questa cosa? Allora, ci sono due risposte a questa domanda. Ci sono aziende, si diceva prima, precedentemente, quando si, eh, si, avevamo toccato un po' l'argomento, eh, che hanno delle regolamentazioni in atto, anche dal punto di vista legale, okay, leggi, no, che impongono a queste società, e stiamo parlando delle società energetiche più importanti. Ok, okay. Eh, quindi chi lavora nel settore energy resources. Eh, questi temi sono trattati anche dal punto di vista legale. A un certo punto eh, vengono imposti okay, queste queste società si devono adeguare. Okay, a questi okay. temi, per cui sono costretti a farlo. Per cui, in quel caso, diciamo, giochiamo facile, vinciamo facile perché noi, eh, insomma, parlo con noi. Ma in realtà, insomma, chi poi deciderà di poter fare questo mestiere nel futuro potrebbe essere veramente eh, chiamato per dare a per poter permettere che queste aziende si possano adeguare. D'altro canto, però, ehm, ti dico solo questo: quante pubblicità stai vedendo adesso eh, di ehm, prodotti che si fregiano no? del fatto di essere ecosostenibili? Oramai Molti. uno su due uno su due c'è sempre c'è sempre il diciamo l'imprinting della sostenibilità dentro questo significa che è un argomento molto caldo ok e diventerà okay. sempre più caldo per cui dare eh, diciamo il questo messaggio eh, dentro il loro software che loro sono attenti a queste tematiche e lo fanno anche attraverso la contribution magari degli utenti finali no? si parlava prima proprio di questo principio del demand shaking, del shaping dove la responsabilità è anche Dell'end user insomma, sono dei, dei tasselli, dei punti di, ehm, di fregio. No? Che queste aziende de saranno sempre più chiamate a dover interpretare, a dover ospare. Okay, quindi mi dici da una parte regolamentazioni. Probabilmente in un futuro eh. arriveranno quindi un po' imposte dall'alto, come certo. magari potrebbero essere certe certificazioni, già ad oggi in alcuni certo. settori. Ma quindi eh, magari potre potrebbe anche succedere che magari io vado col mio smartphone sul Play Store o sull'App Store a seconda del sistema operativo e scelgo un'applicazione, cerco il Fantacalcio. Certo. Okay. Okay. L'applicazione del Fantacalcio e magari questa tematica in un futuro diventerà sempre più uh, calda e importante per gli utenti certo. dove vedo non solo le recensioni degli utenti 5 stelle, 4 stelle e così via, ma anche un rating di sostenibilità no, perché, perché potrebbe no? essere passato un ente, un qualcosa che dice... Bravo, perché nella tua catena, dal data center a come hai analizzato il codice, ottimizzato tutte le tue cose il tuo processo Beh, è più green dell'altro, sì, quindi sì, potrebbe sì. essere, no? Potrebbe essere. Sì, sì, sì. Arriviamo... Come ci sono adesso dei bollini, no? Che ti danno l'usabilità del sistema, no? Eh, anche eh, magari a non, non, non normodotati, insomma, ci sai che ci sono, insomma, queste, eh, queste... Accessibilità, magari, adesso... la tematica è sempre calda neg negli ultimi anni. Esattamente, la stessa, cosa, la stessa cosa sta succedendo, non è che potrebbe, sta succedendo già. Eh, con dei livelli di certificazione che ti danno eh, l'onore no? di poterti freggiare no? di, eh, di, eh, di queste certificazioni, di questi bollini che tu puoi andare poi a magari inserire nel tuo sito, nella tua applicazione, nel Ciano. tuo business e poter dire noi stiamo aderendo a questi principi e quindi siamo... Conformi, insomma, a queste normative di ecosostenibilità. E secondo me, questo sarà sempre più importante da qui al futuro. Insomma, ne, ne sentiremo mm -hmm. delle belle su questo. Su allora, guarda, di... uh, come si dice, questa, questa diretta è registrata per cui noi, il 14 settembre 2023, a quest'ora 18,56 e 22 secondi, o più, poco prima, abbiamo detto che magari nell'App Store vedremo il rating delle foglioline. Nel certo. magari tra qualche anno lo, lo vedremo e veramente sarà davvero, esatto. e, okay. e noi andremo a recuperare questo video vedi che avremmo previsto il futuro eravamo Fabrizio con la sua tematica era sicuramente avanti va bene se, Fabrizio allora, questo futuro sarà molto più vicino di quanto pensiamo che, guarda per alcune tematiche neanche se ne parlava un paio d'anni fa adesso sono sulla bocca di tutti per cui l'evoluzione è così Va bene, Fabrizio. Allora, io ti ringrazio. Eh, mi attenti. dispiace fermarti qui, <ride> ma ci ah, fermiamo. Ci sarebbe da parlare all'infinito, lo sappiamo. Ci sarebbe però... da parlare tanto, la tematica è interessante. Poi, più, la, più ne parli, più scopri che è a strati e a sfaccettature eh, e così via. Magari un domani nascerà anche un GitHub Copilot Green, che mi dice: Guarda che stai scrivendo. <ride> vedremo, vedremo se questo mio desiderio invece verrà esaudito. Va bene, Fabrizio. Io ti ringrazio tanto. Grazie ringrazio anche tutti quelli che si sono collegati con noi ciao in quest'ora e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao. Alla prossima, ciao a tutti.